Buongiorno a tutti, grazie ragazzi per essere qua. Qui, come dire, non conta quello che avete fatto, però in qualche modo se può contare essere qui è per dirvi grazie a nome di tutta la città, grazie al Presidente, grazie a quello che avete fatto, grazie a una storia che poi, insomma, per chi è nato, cresciuto, vissuto a Rimini, ti fa sempre emozionare, ti fa vibrare, perché è una storia vera quella del baseball, dei pirati, del presidentissimo. Già adesso arriverà anche Gianluca Brasini, che ricordava e ricordavamo qualche giorno fa le parole di Rudy Tomjanovic, l'allenatore di basket: mai sottovalutare il cuore di un campione, mai sottovalutare il cuore di un campione, perché questa è una vittoria straordinaria. Anche l'altra sera al Quo Vadis, quelle domande banali, no, che fanno gli amici giornalisti, mi dicono: ma qual è la vittoria più bella di tutte quelle? E ovviamente il press ha detto l'ultima, ma soprattutto quella che dobbiamo fare. E questa è stata una vittoria straordinaria, perché adesso si può dire inaspettata, o comunque magari sicuramente cercata, al termine di un campionato difficile e con un playoff straordinario, dove quel cuore di campione è venuto fuori. Ed è il cuore vostro e soprattutto il cuore di una storia che c'è grazie a lui, a Rino Zangheri. E se mi permettete di dire, io ho, come tanti riminesi, l'odore del fiume di sera, di notte. E sapete cosa voglio dire? E solo chi ha quell'odore lì sa che sacrifici bisogna fare per tenere la barra in uno sport come il baseball. In uno sport che non ha i clamori, gli onori, la ribalta di altri, no? In Italia dal calcio ad altri. Oggi quel cuore, mi piace anche dirlo, magari la vedo così, quel cuore di questa squadra, di questa storia, ha incrociato anche chi la storia l'ha fatta sul campo in decenni precedenti, no? No, adesso millenni no, perché dopo sennò ciga. Nel senso che esatto, nel senso che sulla panchina noi abbiamo quest'anno un pezzo di quel cuore: Paolo Ceccaroli, il Ciga, la forza di chi ha dato un contributo straordinario, Elio Gambuti, Pippo Crociati, Andrea Succi. Cioè, è una storia che continua. Guardate la particolarità, cioè il mondo cambia. Io faccio il sindaco, sono venuto a fare il sindaco 5 anni fa e abbiamo provato a interpretare il cambiamento e non subirlo, ovviamente facendo anche degli errori, però se non ci ponevamo il tema di provare a interpretare il cambiamento, le prime scelte che abbiamo fatto nei primi 2 anni, io dico sempre, se fossimo andati a votare dopo i primi 2 anni mi avrebbero impalato nel palo più alto, perché quando decidi di stoppare il sopra, di frenare il consumo del territorio, incominciare a fare il sotto, le fogne, per avere tra 10 anni il mare che permette di riqualificare il turismo, allora le scelte, come dire, nel lungo periodo in Italia non si fanno mai, no? Perché tutto è consenso a breve, devi guardare l'anno dopo. Pensate a quel cuore che è 42 anni che è lì, che è stato lì, e quindi in questo mondo che tutto cambia, tutto travolge, tutto frulla e tutto fa scomparire, che storia è questa riminese? Se mi guardo solo agli ultimi 5 anni, per non guardare agli ultimi decenni, quante squadre di basket, di calcio, di baseball sono scomparse? Quante non esistono più? Allora mi viene da dire che davvero quel grazie, Rino, è sentito, perché è un valore di questa città, che non è perfetta, ma è una città libera, con degli acciacchi, ma che dentro ha delle storie straordinarie. Il baseball è una storia straordinaria. Io incontrerò alle 2:30, è una pataccata piccolina, però dei ragazzi di Rimini hanno vinto adesso il campionato europeo under e mondiale di frisbee. Sono i nipoti e i figli di quelli che avevano cominciato a giocare a frisbee.
che anche Rimini è una piccola nicchia, una piccola, però ti dice di come siamo una finestra spalancata sul mondo. E la storia del baseball è una storia di professionalità, di fatica, di impegno. Mi verrebbe da dire, adesso ci metto anche l'enfasi, che in Italia noi comunque siamo il Real Madrid del baseball, perché posto che poi nel Real Madrid i presidenti sono cambiati, a Rimini no. E mi verrebbe anche da dire che è una di quelle storie che va raccontata, proviamo a raccontarla, proviamo a farlo. C'è una bellissima trasmissione su Sky sulle storie belle dello sport, le fa il giornalista Buffa. Il grande Uruguay, l'Italia dell'82, il baseball a Rimini. Il baseball a Rimini con i suoi 13, con le sue coppe dei campioni, col suo cuore riminese e col suo presidente da 42 anni. È una bella storia, mi piacerebbe provare a trovare i ganci per raccontarla. E l'altra cosa ancora che voglio dirvi, è davvero oltre grande grazie, è che in questa città strana trovare dei cuori così grandi, delle radici così robuste, è molta fatica, perché lo sport ha bisogno anche di persone col cuore, persone curiose, persone che non si chiedono cosa gli porterà fare quella cosa. Cioè, non penso che, no, il nostro presidente si sia chiesto cosa mi porta sostenere il baseball, anzi cosa mi toglie, che sacrificio. Ecco, allora se tutti noi guardassimo anche alle nostre radici di nostra terra, davvero ci vorrebbero nello sport, perché poi ci si alza, no, si reclama, 10-20 rinozangheri, i mecenati dello sport. E ci sono delle possibilità, ci sono delle imprese, ci potrebbero essere anche dalle nostre parti. Per adesso Rimini ne ha una che si tiene stretta, che ringrazia, così come appunto ringrazio a nome di tutti i riminesi voi e quello che avete fatto. Avete giocato da Dio, avete tirato fuori quello che avete dentro. Spero che la città in qualche modo con i suoi acciacchi possa essere anche quel grembo che comunque vi fa stare anche bene o al meglio possibile con le vostre famiglie. Per cui oggi davvero conta quello che avete fatto in campo, conta il fatto che siete un gruppo. Però vuole essere qui in questa casa del comune un segno di appartenenza e vicinanza alla vostra storia, una storia sentita. Poi io non lo so, ho sentito dire l'altro giorno lì al Covadi ci sarebbe anche sta Coppa dei Campioni, che è un po' lì, no? provare dopo un po' di tempo a rivincerla. Quindi è anche con questo augurio che ringrazio tutti voi, il presidente Ciga e davvero anche le vostre famiglie che vi stanno vicini in questo sport duro, difficile, perché so benissimo che è un sacrificio di tempo, economico, lavoro, però sono quelle piccole grandi passioni che riempiono anche una vita, e questo voi lo sapete meglio di me, perché oggi avete riempito un pezzo della vostra storia professionistica di campioni e anche di uomini. Grazie a nome di tutta la città. A presto a te. Provo a alzarmi? Come vuoi, no, siamo qui. Hai accennato al fatto della Coppa dei Campioni. Mentre per me è facile, dico facile così, seguire il campionato italiano e cercare di vincerlo, e lo vinciamo, perché 13 volte campioni d'Italia, 12 volte secondo posto, sono 25 praticamente, 25 stagioni che abbiamo primeggiato. La Coppa dei Campioni mi sta sul cazzo. Facciamo di tutto, ma non riusciamo a vincere. Mi diceva l'altra sera, te sei come la Juventus.
che la Juventus che vince i campionati in Italia e non vince la Coppa dei Campioni. Io vorrei sfatare questa situazione. Io voglio quest'anno di fare di tutto per vincere la Coppa dei Campioni e poi ci ritiriamo. Adesso vediamo. Io devo dire che la nostra partenza non è stata bella. La nostra partenza quest'anno è stata un po' così. Però sapevo io sapevo che saremmo andati a finire bene. Perché? Perché te guardi, quando siamo arrivati ai playoff, che io purtroppo sono dovuto, col mio incidente che ho avuto, a stare fuori, però seguivo da fuori, seguivo il fuori, e mi sono presentato alla squadra, ho visto la faccia di questa gente, ho visto la faccia di loro, dico qui vinciamo. Sono troppo orgogliosi, troppo grintosi, troppo in gamba per non riuscire. Ci siamo riusciti, è il 13° scudetto che io vinco, posso dirlo, io vinco con voi, però non è che vinco io e basta, vinco con voi e con voi e altri di voi che non ci sono più. Se vogliamo continuare, può darsi che vinciamo sta Coppa. Se invece vogliamo andare in soffitta, se vogliamo andare in cosa, vedremo. In soffitta non ci andiamo. Grazie ragazzi, grazie a quello che avete fatto per la squadra, per Rimini, per me, per... speriamo di questo, il prossimo anno, che è qui vicino, che tra poco si comincia, siate tutti con me ancora, ad eccezione di uno che vuole andare all'estero. È giusto, no, eh? No, no, è giusto, se vuole andare che vada pure, però io non firmo. Ok, grazie. Cosa devo dire? Io guarda, mi sento solo di cominciare a ringraziare il Presidente, e non è una leccata di dietro, perché se non fosse stato per lui io non sarei qua a godere di questo momento e di tutta questa stagione. Poi ringrazio il mio staff, i miei aiutanti, che senza di loro sicuramente io non avrei fatto nemmeno la metà di quello che sono riuscito a fare. E soprattutto ringrazio i ragazzi, perché veramente io immagino i tifosi vedere giocare in questa maniera. Pianto lui, adesso posso piangere anch'io. Veramente, vedere giocare nei playoff queste ragazze qui, per me è stata una delle libidine, forse la libidina più grossa della mia vita, e non parlo solo di baseball, parlo in generale. Mi sono emozionato a vederli giocare, mi ha dato veramente una soddisfazione enorme e sono grato veramente a ognuno di loro, perché non hanno tirato fuori il 100%, ma sono andati oltre e lo hanno fatto per tutte le partite che ci sono state. Soprattutto dopo una stagione, voglio ringraziare un'altra cosa del Press, che quando i momenti, ci sono stati quei momenti un po' presi, che tu mi hai detto tu tira avanti, prendi le tue decisioni e vai avanti. È stato un incoraggiamento, insomma, da parte tua, che mi ha dato molta forza, perché abbiamo avuto dei momenti durante la stagione, insomma, che qualche dubbio era venuto, insomma, in giro, no? Nonostante la squadra avesse un po' di alti e bassi, negli alti si vedeva che questa squadra poteva arrivarci, e soprattutto ci abbiamo sempre creduto tutti.
e soprattutto ci hanno creduto loro, perché nessuno di loro ha mai avuto il dubbio di non arrivare a questi playoff e di arrivare fino in fondo. E comunque li ringrazio veramente, perché in quelle 5 partite lì per me è stata un'estasi, veramente un'estasi. Va bene? Ne approfitto per dire l'ultima cosa, con i ragazzi col press l'altra sera abbiamo messo lì una cosa che è bene alla Riminese, senza tanti, non annunciare né proclamare, vediamo se riusciremo a farla, perché così partiamo. Però ci piacerebbe provare, e ne approfitto per lanciare anche un appello, provare a partire questa stagione nuova di quest'altro anno, verso la primavera, con un bel momento, che se riusciremo in questi mesi, se no vedremo quando, però dobbiamo provare a farlo, potesse partire la stagione nuova con un grande momento che racconta la storia del baseball a Rimini, in un luogo simbolico della nostra identità che sta risorgendo, che è il Teatro Galli, costruendo un'operazione con una mostra che racconta questa storia straordinaria, fatta di immagini, di momenti, di storie, di tante cose che potremo raccogliere. Quindi l'appello è anche a tutti gli appassionati di Rimini, di baseball, che hanno cimeli, piccole cose, diciamo, io forse ho anche una roba che avevo sgraffignato in un'invasione potrei anche portarla, tanto ormai è prescritto, no? Cioè, una masta. No, però è un appello per dire che se ci diamo questo obiettivo nella primavera, tra marzo e aprile, avere questo posto che rinasce, che incontra del teatro, che incontra un'altra storia, che è quella del baseball, sarebbe molto bello. Quindi proviamo a lavorarci e ne approfittiamo per lanciare, visto che sono anche gli amici qua della stampa, un appello a tutti i riminesi che hanno delle cose, da fotografie a cimeli a pezzi di qualcosa. Vorremmo costruire questa operazione. Grazie. No, no, scusate il ritardo, ma il primo giorno di scuola elementare di mia figlia ho dovuto fare il dovere di babbo. Ah, niente, non immagino, dalle ultime parole che ho sentito di Ciga, la sostanza di quella che è stata questa stagione, che è stata bellissima, perché un vecchio detto diceva: mai sottovalutare il cuore di un campione. Questa è la cosa più bella, perché quando comunque una squadra si compatta nel momento cruciale, vuol dire che c'è una marcia in più, perché probabilmente la continuità, quando non conta, alla fine non paga. Quando invece ci si riesce a, come dire, a serrare i ranghi, a mettere tutto quello che si ha nelle partite dove si decide, non nelle amichevoli. E questo è un segno, come dire, della forza di questa squadra, che l'anno è stato fantastico, perché cioè, vincere due a Bologna, perdere due in casa e vincere la bella, la Bologna era la favorita, non per campanilismo, lo dico, ma proprio come risultato sportivo è stato un grandissimo risultato sportivo. E il fatto di aver tenuto duro tutta la stagione, nonostante noi, il mini baseball è una società abituata a vincere, deve vincere, e per cui quando qualcosa non va è chiaro che le criticità, i problemi aumentano. Invece siete stati uniti, e quindi qui veramente questo elemento di coesione che ha portato al risultato finale è stata la cosa che la città ha apprezzato. L'ultima partita c'era anche lo stadio bello pieno, quindi per la città è stato un bellissimo risultato, e quindi l'augurio press ai ragazzi veramente che riuscire a dare continuità a questa lunghissima storia. Se poi riusciamo anche a recuperare qualche maglia della Derby, della Cercosti, della Barzetti, sarebbe bellissimo. Ci proviamo, perché mettere in mostra un po' la nostra storia sportiva. Alberto Crescentini ha scritto un libro ultimamente su tutta la storia del baseball riminese, è veramente una storia identitaria della città. Cioè, il baseball negli ultimi 40-50 anni ha permeato generazioni di sportivi, questa è la verità. E quindi tutti abbiamo un po' di baseball nel DNA. Quindi bravi ragazzi, press, e soprattutto ci vediamo qui. Ovviamente le cose sono simboliche, quindi però è una piccola tarda.
17, al grande cuore e all'immensa classe dei campioni del Rimini, la gratitudine e l'orgoglio di tutta la comunità riminese. Grazie. Allora, partiamo con i dirigenti, Gianni, Luca Gianni. Johnny,
Alenco Daniele. Freddy Noghera. Lino Zappone. Chiamerei anche José Rosario, che non c'è. Carlo Steran. Andrea Evangelisti. Cappellino. Dove ti indossate? Vale grande. Grazie. Sono la giacca che manca. Grazie. Guardate qua.